Carissimi, il Signore vi dia pace. Se pensiamo alla figura di San Giuseppe, vediamo che egli è stato un uomo giusto, silenzioso, uomo di grande fede. Ha saputo accogliere la volontà di Dio anche quando sembrava tutto fuori dal comune e la mente umana non la poteva intendere. E così San Giuseppe è stato un uomo davvero docile alla volontà di Dio. Allora, che cosa possiamo imparare da San Giuseppe? Nella lettera apostolica Patris Corde, Papa Francesco afferma che San Giuseppe ci insegna così, che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza, e ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. Ora vi propongo una domanda. Ma nel nostro mondo di oggi, come possiamo imitare il suo esempio? Lo possiamo imitare innanzitutto facendo silenzio e ascoltando il Signore nel profondo del nostro cuore, invocando lo Spirito Santo affinché possiamo capire che cosa è la volontà di Dio per noi, per me, e come la posso compiere e realizzare nella mia vita. Avere fede in Dio è abbandonarsi nelle sue mani, perché Lui sa meglio di noi ciò che è buono per noi. E così possiamo giungere a dare spazio a Dio nella nostra vita, imitando la docilità di San Giuseppe. San Giuseppe prega per noi.